Ciao, voglio parlare in questo video delle porte spazio-temporali. Cosa sono le porte spazio-temporali? Sono dei luoghi, diciamo, che ci permettono di fare un salto nello spazio e nel tempo. Queste porte spazio-temporali, in alcuni casi sono presenti fisicamente sul pianeta, in altre sono presenti, diciamo, su un piano di coscienza più profondo. Le porte spazio-temporali del pianeta, così raccontano gli esoteristi, sono in diversi punti, ma ovviamente possono accedere soltanto persone in grado di poterle riconoscere, poterle accedere. Il viaggio nel tempo non è un qualcosa di così impossibile, è qualcosa che si può manifestare, che si può realizzare proprio perché in realtà gli eventi sono tutti costantemente presenti. Il passato esiste tanto quanto esiste il futuro. Noi possiamo accedere, noi percepiamo il tempo come un flusso lineare, ma in realtà è come se fossimo in un supermercato dove tutti gli eventi sono presenti, noi riusciamo a percepirne soltanto alcuni, che poi da un punto di vista fisico riusciamo a percepire gli eventi nel senso dell'aumento dell'entropia, fondamentalmente. Ma è come se fossero presenti tutti, soltanto che nello stato di coscienza normale non riusciamo a accedervi. E quindi entrare in stati di coscienza altri, in stati di coscienza più profondi, ci permette di cogliere quelle che sono le porte dello spazio-tempo e accedere se vogliamo, ad altre dimensioni, o comunque a dimensioni che normalmente ci sono precluse. Questo è molto importante perché questi viaggi, diciamo, spazio-temporali ci consentono di fare delle esperienze che normalmente non riusciamo a fare, anche se di fatto poi sono viaggi mentali. Viaggi mentali perché il corpo fisicamente rimane ancorato a questo spazio-tempo, ma la nostra mente ha questa capacità invece di poter viaggiare, di poter andare oltre. E questo diciamo, ci permette di arricchirci molto come persone. Alcuni sostengono che sia anche possibile proprio un viaggio nel spazio-tempo fisico, e qua il discorso sarebbe complesso da andare a intraprendere, però la tecnologia per il viaggio spazio-temporale, ad esempio, è stata ipotizzata dalla fisica quantistica. Ora uno dice, se l'avessero scoperta, saremmo pieni di turisti provenienti dal futuro. Però diciamo che se il viaggio nello spazio-tempo avviene, deve avvenire con certe regole, ad esempio per evitare il paradosso del nonno, quello che io vado nel passato, ammazzo mio nonno e poi come faccio a essere qua? Viene spiegato questo, diciamo, nel concetto di multiverso, cioè non soltanto un universo, ma un multiverso con tutte le configurazioni possibili e immaginabili, quella anche in cui mio nonno è morto nel passato e non ha originato me. Quindi il viaggio nello spazio-tempo fisico, diciamo, è un qualcosa di complesso. Non è detto che non si arrivi a metterlo in atto, però. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!